starnutisce. È uno starnuto violento che libera il naso del bambino da tutta la polvere respirata nel nascondiglio. E le scarpette si bloccano. Rimangono ferme per qualche secondo e poi cominciano a muoversi in direzione degli scaffali. E alla fine, pensa il bambino, ora mi scopre, grida, avvisa le bidelle. Noemi è lì, a due passi. Sta per chinarsi per guardare sotto gli scaffali, quando lo scheletro schizza fuori con un urlo e si attorciglia alle sue gambe. Naturalmente è stato Martino a dare la spinta e la voce allo scheletro, ma Noemi non lo sa e grida e salta e chiama la mamma e si precipita fuori dall'acqua.